Direttore, cosa succede oggi? C'è un gran fermento qui allo Skydive Fano. Allora, oggi comincia lo Skyvan Boogie, che sarebbe un evento che noi organizziamo tutti gli anni con un aereo particolare che è lo Skyvan, che porta fino a 25 paracadutisti. Quindi è molto ambito, diciamo così, dai nostri appassionati. Questo non è che il preludio di quello che succederà poi la settimana prossima, che ci sarà un evento internazionale che si chiama Vector Festival, organizzato da una società che costruisce paracaduti americana, che è un evento che è la prima volta che viene svolto in Italia, quindi per noi è un motivo di orgoglio, che vedrà la partecipazione di più di 400 paracadutisti, e quindi speriamo in una buona riuscita e soprattutto speriamo di rilanciare Fano a livello mondiale come centro di paracadutismo che offre tante soluzioni positive. La principale è l'accoglienza di Fano col suo mare e tutto il resto. Per quanto riguarda lo Skyvan Boogie, abbiamo presenza da tutta Italia soprattutto. Per quanto riguarda invece l'evento del Vector Festival, c'è gente che viene da tutta Europa e anche degli Stati Uniti. La scuola di paracadutismo è aperta a tutti. Noi facciamo corsi di paracadutismo col sistema caduta libera accelerata, che permettono in soli due giorni, tre giorni, vista la lunghezza delle giornate estive, di praticamente diventare un paracadutista autonomo. Per chi ancora non si sente pronto, offriamo la possibilità di fare dei voli in tandem, che poi sono il preludio per fare un eventuale corso, nel senso che provi quello che vedrai in caduta libera e quindi poi verifichi se tu sei idoneo a fare questo sport, che comunque non deluderà mai nessuno. La sua prima volta, quando si è lanciato, com'è stata? L'adrenalina quanto c'era? Ce n'era talmente tanta che mi ricordo pochissimo. Nei prossimi giorni c'è un evento di altissimo livello con tutta una serie anche di produttori del settore di paracadute, sia per quanto riguarda l'involucro, la sacca, lo zaino, diciamo così, è più facile capire, che le velature, la vela principale, la vela di emergenza, ma anche tutta una serie di accessori che sono fondamentali per il lancio, come il casco, gli altimetri, saranno qui presenti da tutte le parti del mondo, dall'America, dall'Europa, e ci saranno quasi 500 paracadutisti, quindi è un evento di altissimo livello che provengono da tutte le parti, sia d'Europa che degli Stati Uniti, e si verranno organizzati lanci con più aeroplani, 4 aeroplani, e quindi sarà un evento per il paracadutismo internazionale di altissimo livello, di prima classe. Siamo molto felici di ospitarlo per la prima volta in Italia. Questo è un evento itinerante, lo fanno ogni 2 anni, è stato fatto in Spagna, in Svezia, in Francia, è la prima volta qui in Italia e io sono molto contento che viene organizzato qui a Skydive Fano, che sicuramente è una delle scuole più importanti. Emanuele, ricordiamo le giornate dell'evento? Sì, dal 2 al 7 luglio. Invece l'evento che si svolgerà interno? Adesso l'evento che abbiamo è oggi e domani e dopodomani, quindi venerdì, sabato e domenica. È un evento anche un po' di preparazione, diciamo la verità. Già sono arrivati dei paracadutisti internazionali e inizieremo a organizzare dei lanci già per divertirci e prendere anche un po' confidenza con il posto, giustamente, con la cucina italiana anche. Che non dispiace. Esatto, che qua è buonissima, poi sul mare con il pesce. Da dove vieni, Emanuele? Io vivo adesso a Como, ma sono romano, quindi mi sposto per questa passione, per il paracadutismo, e vengo molto volentieri qui, anche se devo fare qualche chilometro, però sono molto contento di venire qua. È sempre bellissimo saltare, quindi è sempre una bellissima esperienza e le emozioni sono diverse, ma tutte molto positive. Ma cosa si pensa quando si sta lassù? Dipende molto da quello che stai facendo. Si pensa in un primo momento alla parte bella che stai vivendo, però ci sono anche poi delle funzioni che svolgiamo durante il lancio, quindi spesso siamo molto concentrati in quello che facciamo. Quanti lanci in attivo abbiamo? 6.003. Complimenti. Grazie. Ciao. Ciao a tutti.